Salve ragazzi, sono Yada e bentornati su Dark Cloud. Siamo al sesto piano delle Gallerie del Tempo, che si trova circa 66 anni fa, come è comparso in sovraimpressione. Così mi sembra tanto di essere uno che fa delle vendite, ma va bene. Oh, mimetico, iniziamo bene. Mimetico di mattina, non mi viene la rima. Comunque, ok, questo è direttamente un vicolo cieco. Si prosegue di qua. Preferisco quando i vicoli ciechi li trovo subito, almeno non mi costringe a fare troppo backtracking. Quindi un altro pipistrello maligno. E perfetto. Adesso. Vediamo un po'. Ah, strano. Un noci bomba. Qui è chiuso, ma si potrà aprire tramite rubi. Ne ero certo perché se quello di prima era raggio blu, quindi era ovviamente elemento ghiaccio. Se quello prima si apriva con la chiave, questo qui si doveva aprire senza nessun tipo di problema. Allora, ghiaccio. Come ribadisco sempre, mi fa sempre strano usare la modalità in prima persona, perché praticamente la si usa soltanto per aprire queste porte. Per il resto è abbastanza comodo il targeting, quindi. Oh, Billy, ciao! Dai. Che nemico è quello di giù? Mai visto, mi sa? Fiori. Mi sono spaventato perché ho visto c'era qualcos'altro. Ok, allora facciamo così. Andiamo per gradi, visto che sono rimasto con circa il 75%. No, ho detto una cavolata, sono rimasto con meno della metà della vita. Allora. Oh, era un Billy. Ecco che cos'era. Perché ti pari sempre? Tanto è inevitabile, inevitabile. Ok, quindi abbiamo un forziere e due Atala. Tra l'altro io so, ma questa è un po' una metainformazione, che in questo piano ci sono soltanto due Atala, quindi come troviamo la chiave al piano successivo possiamo direttamente andarcene. Ah, so che ci sono soltanto due Atala semplicemente perché alla fine del precedente episodio sono tornato nel castello, quindi quando sono rientrato mi ha indicato il numero delle Atala, non per motivi strani o tranne spoiler. La prima campagna. Ma giusto per capire quante. Prima campagna e abbiamo già il cavaliere. Quindi ci vogliono altre 4 Atala per completare questo ricordo di seta. Vabbè, probabilmente le otterremo nel prossimo piano. Non credo sia un grosso problema questo. Perché ripare ogni volta? Guarda, se adesso uno di voi due mi droppasse la chiave del prossimo piano, sarei estremamente contento. Perfetto. Non me l'avete droppata, ma almeno ti sei tolto dalle scatole abbastanza in fretta. L'ennesima esca. Andiamo prima sopra, che contiene una. Niente. Pensavo di aver visto cose, invece niente di che. Visto che cerco la chiave, mi conviene aprire anche i forzieri perché se c'è un mimetico poi è una rottura di scatole. Un po' come in quel piano, mi pare fosse nel Tempio del Sole e della Luna, che poi entra tutto pieno di mimetici. E io contento me l'ero fatto, ho detto, oh, è veloce, è veloce. Poi non avevo la chiave per andare al piano successivo. Oh. Perfetto, e va giù anche questo. Oh, mi ha droppato anche la chiave. Quindi questo corsiere lo apro tanto per hobbistica e troverò minimo, ecco, il cristallo magico della serie, l'unico oggetto perfettamente inutile a questo punto. Quando so già che non devo ottenere nient'altro e che ho già le chiavi e tutto, quindi vabbè. Il gioco si burla di me. Rimettiamo Toan perché così mi evito di dover cambiare personaggio dopo. Mettiamo le lancette d'oro. Dove sono? Che le dico sempre d'oro, in realtà sotto l'orologio, ma la prima volta l'ho letto male e continuerò a chiamarle lancette d'oro. Tocca al quadrante. In realtà per un piano così piccolo ci abbiamo impiegato parecchio, perché vedo dal mio cronometro che sono già 4 minuti di registrazione. E vai. Prossimo piano. Che sarà? Non capisco bene questo flash quando arrivo. 102 anni fa, piano numero 7. Quindi iniziamo a fare uno sfacelo. Oh, caporco. Per carità, non è che sia pericoloso, però arriva in maniera irruenta e magari se ti distrai, o come nel mio caso, giochi senza. Si gioca senza audio per problemi tecnici, te lo vedi arrivare prima che di quanto ti aspetti. Cioè, è un arrivo abbastanza. E muori. E ne arriva abbastanza improvviso.
Poi ho quel crestone rosso. Ok, vediamo qui. Vediamo un po'. Mappa, perfetto. Questi sono gli inizi che mi piacciono nei dungeon. Anche perché effettivamente stavo guardando adesso la mappa che mi è stata rivelata. Abbiamo preso la direzione giusta perché facendolo al contrario ci saremmo fatti, praticamente. Non rompere le scatole tu. Bravo, vai giù. Pipistrello. Tra l'altro mi ricorda questa distribuzione. Questa distribuzione di nemici. Tranne adesso cuori, picche, queste carte qui. Proprio la caverna del divino tranne, perché c'erano gli orchi, c'erano i pipistrelli. Che poi non abbiamo mai più visto nel gioco, quindi. Ok. Chiave. Dov'è la serratura? Che tra l'altro la serratura, io la prima volta non pensavo si dovesse, cioè si vedesse. Quindi cercavo qui il prompt per far comparire la cosa. In realtà è visibilissima. Ma vabbè. Oh, mimetico. In effetti, ora che ci penso, un modo buono per combattere i mimetici, visto che tendono a fare gli attacchi in salto, è proprio spostarsi in maniera laterale. Non ci ho mai pensato perché di solito, cioè almeno nelle prime fasi, i mimetici hanno parecchia vita. Quindi uno cerca di non tirare troppo la corda, magari se poi li evita. Fulmine. Tra l'altro, i mimetici, ora che ci penso, sono l'unico nemico che abbiamo ottenuto in maniera costante. In tutte le aree, sono praticamente l'unica cosa familiare. A parte le Atla, ma le Atla non sono propriamente parte del layout. La corona. E qui c'era un'altra Atla e un grande corsiere che potrebbe contenere un King Mimic con la mia fortuna. Ormai non mi. Il padre. Oh. Ma il padre di chi? Scusa, se sono i ricordi di Seda dovrebbe essere già morto il padre. Vabbè. È chiuso. Indovina la trappola. Dico esplosione. Ho cambiato la mia filosofia di pensiero. Oh, cos'è? Anello del brigante. Dicevo, ho cambiato la mia filosofia di pensiero sulle trappole perché ho una quantità indicibile di. Come posso. Bevande antidoto. E effettivamente adesso le esplosioni fanno parecchio più male. Quindi. Quando è possibile. Oh, abbiamo potenziato anche la spada al massimo. Abbiamo ottenuto anche l'ultima atla. L'ultima, aspetta, non so se è l'ultima in effetti. L'ultima atla della stanza, chiamala così, la spada. Quindi vediamo un po' cosa ci sta più in alto. A parte che non ho ancora guardato il fantomatico anello del bandito che abbiamo trovato, perché mi ricorda qualcosa. Ma non mi ricordo cosa mi dovrebbe ricordare. Ah, ecco, ha un'abilità a furto. Quindi questo sarebbe ottimo da trasformare in una sfera di sintesi e poi mettere ad altre armi più utili. Non penso la farei mai assimilare, perché furto cosa fa? Quando sconfiggiamo un nemico c'è un'altra possibilità che prende ci droppa un oggetto. E questo può effettivamente essere un toccasana per le nostre finanze. Vediamo un po'. Sto usando Osmund perché l'arma di Toan ha già ottenuto il. È già arrivato al momento di potenziarsi, quindi. Niente, soltanto forzieri che proprio statisticamente conterranno qualche mimic. Come ha fatto statistico. Chiave dello scrigno, che abbiamo già aperto. E. Mimetico. Come stavo giustamente dicendo prima. Muori. Non vuoi morire proprio. Ok. Facciamo così. Ripara. E ce ne andiamo appena ucciso questo mimic. Dai, non fare. Ok, abbiamo scoperto che i Mimic si è attaccati troppo a distanza. Ho riscoperto perché probabilmente lo sapevo, me lo sono dimenticato. Tendono. Ah! Abbiamo fatto bene a ucciderlo, non mi ero accorto che ci mancava la chiave per il piano successivo. Comunque, tendono a pararsi. Detto fatto, abbiamo finito anche questo piano. Quindi eccoci qui. Le lancette, dove sono? Dovrebbe essere in fondo circa. E invece no. Dove cacchio? Ah, eccole. Non le trovavo. E si va al piano successivo. Tra l'altro credo che abbiamo ottenuto abbastanza frammenti di ricordi per vedere un'altra scenetta del passato di Seda. Quindi vamos. Tanto mi piace questo passaggio tra i piani. Forse è un po' lungo. Però. Ciccia. Ok. 109 anni fa, piano numero 8.
Adesso torneremo a Toan, ma prima mettiamo la corona qua, il mago qua, la spada, vabbè, non c'è neanche bisogno, frammento la memoria di seta, sagoma del padre. E vediamo la prima campagna. Il nemico nella nebbia, invio un segnale ai miei alleati dietro di me, invio. Cavalli in corsa all'improvviso, una vista immaginabile, è questa la guerra? Mi sembra di udire la voce di mio padre. Non avere paura, il tuo compito è proteggere questo paese. Tra l'altro, cosa che mi dà abbastanza fastidio perché poi passo per ignorante io, è che in questo gioco non ci sono gli accenti sulle parole. Non mi ricordo se in alcuni casi specifici c'è o no, però comunque come base non c'è l'accento sulle parole, quindi quando io leggo frasi come quella di prima, devo tirare a indovinare, poi si rivela sbagliata e faccio la figura dell'ignorante, perché sembra che non so leggere. Dai, Billy, non fare lo stronzo, Billy. Mi costringi pure a mangiare la banana. Va bene. Allora, oggetti. Dov'è? Banana matura, eccola qua. Che cura di molto, ma riduce l'idratazione. Ora. Cosa che mi dà fastidio è che non posso usare la piuma di Dran mentre sono in targeting, mi dà parecchio urto. Però vabbè, forse sarebbe stata troppo sgravata, raga, come oggetto. Oh, ah, Denari, non sei morto. Che cacchio? Ah, si è parato forse? Hanno delle movenze leggermente bizzarre queste creature, quindi mi lasciano un po' perplesso. Meno male, strada abbastanza giusta perché questo è un vicolo cieco. Contiene un'atla, quindi è un vicolo cieco che avremmo dovuto fare per forza. La spada spezzata. Quindi uno e la statua. Sperando. La tanto la dovremmo one shottare, infatti. Nessun drop, nessun drop. Quello importante, intendo. E un bivy, che non avevo minimamente visto, ma non è una gran novità. Io che mi perdo i mob per le stanze. Quindi, forziere, di cui o è un King Mimic o abbiamo la chiave. Quindi usiamo la chiave e basta. Vediamo cosa otteniamo qui. Scorpione. Che dal nome proprio, chiamiamolo così, credo sia effettivamente potente. Ha l'acqua saporita. Quindi Toan beve un po' e possiamo portarcelo avanti per un altro bel pochettino. Vamos. Speriamo che la strada sia quella giusta, tra l'altro. Oh, doppiatelo. Quindi forse a breve vediamo ancora un ulteriore ricordo di seta. Il mago, ancora. Tra l'altro nella parte precedente c'era il mago tra le parti, tra i pezzi del ricordo, però effettivamente non è comparso nel ricordo stesso. Vabbè. Mi faccio i fatti miei, ma forse è meglio. Allora, intanto pensiamo l'arma che mi sono accorto di non averlo fatto. Spada 3000 più 7 e rimettiamo il sole. Il sole. Poi che altro c'era? Che ci può interessare? Stiamo usando il fuoco, quindi magari potenziare un po' i danni. Se mai riusciamo a one shottare quelle cosine, quei nemici che adesso rimanevano con uno sputo di vita. Oh, non riesco a capire cos'è quell'oggetto circolare giù in fondo. Ah, una fontana. Non mi pare di averle viste in questo piano, quindi mi sembrava una cosa un po' bizzarra. Ma è una fontana, sì. Cioè, è solo nel senso che è una fontana, l'ho visto anch'io, intendevo se era solo un elemento di flavor o c'era qualcosa. No, non è interagibile, quindi sta soltanto lì per restare lì. E non riusciamo a one shottare i denari comunque. Probabilmente non sono vulnerabili al fuoco, o addirittura ne sono resistenti, però. Mi viene il dubbio che abbiamo scelto la strada sbagliata e che quella giusta fosse sopra, però ormai andiamo ad esplorare. Perché, ecco, infatti, ho visto già il portale giù in fondo del prossimo piano, il cavaliere. Qui si continua e abbiamo. Ah, beh, effettivamente è inutile aprire questi, tanto ormai abbiamo già ottenuto. Ok, no, abbiamo fatto bene, perché abbiamo appena scoperto che non c'è un altro. Non c'è altro atlo. Quindi la chiave per il prossimo piano ce l'abbiamo e direi di andarci e basta, è inutile tornare indietro e fare tutto quel backtracking per niente. Tra l'altro non so se ho un'altra piuma di Drano nell'inventario.
Controlliamo. Sì, fino a 4. Non mi ricordavo di averne portate così tante. C'è una moneta antimaledizioni o anti qualcosa? Sì, proteggere dalle maledizioni. Togliamo questo e mettiamo quello antiveleno. Qui. Ah, manca un'ultima cosa. Vedere se posso creare un'altra scenetta. No, non posso, decisamente. Spezzata. Il mago. Il cavaliere. No, mancano altre scene. Quindi, mettiamo le lancette qui. E concludiamo qui questo episodio. Spero che il video vi sia piaciuto. In caso mettete mi piace, iscrivetevi al canale o condividetelo con gli amici. E alla prossima, sempre nelle Gallerie del Tempo.